scusate che metto bene la luce, ecco. E oggi nuovo video e prima di iniziare col video vi volevo dire una nuova prospettiva adesso, perché sto usando quel cavalletto piccolo bianco, quello che mi casca sempre. Se no usavo un altro cavalletto che era tutto nero ed era alto, proprio bello alto, che si vedeva proprio quello che facevo, insomma, come anche quando ho fatto lo spacchettamento di passioni unghie, insomma, si vedeva bene, no? Però lo sono andato ad aprire per mettere il telefono, mi si è levata la molla. Sperando che si può riaggiustare, oggi è sabato, viene a prendere il ragazzo mio, Roberto, e vediamo se lui ce la fa aggiustarlo. Non so, bisogna che me lo compro nuovo, assolutissimamente, perché così, a fare video così, come vedete voi in questa prospettiva qua, non mi piace proprio per niente, non vedete la mazza. Però comunque questo video lo volevo fare, e praticamente andrò a fare il cat eye, come usare il gel color cat eye, che sarebbe questo Magic Blue, questo colore nuovo che ho preso su Passioni Unghie. Adesso ve lo apro un attimo e vi faccio vedere questo qua, non so se lo vedete, e ovviamente si applica con questo magnete qua, questa spatolina, insomma questo magnete, vedete, cat eye. Adesso vi faccio vedere come applicarlo e quindi vi lascio il tutorial. Allora, per prima cosa vado ad applicare questo top coat opaco nell'unghia, ovviamente artificiale. E chi non ha questo top coat matte, insomma, per far diventare le unghie opache, può usare ovviamente il buffer e lima tutta l'unghia senza lasciare praticamente lucida l'unghia, insomma. Eccomi qua, allora, questa qui è l'unghia, vedete? È opaca con fronte a quest'altra. Dopo aver catalizzato, io ho catalizzato in lampada futura per 60 secondi e il lampada UV, chi ha la lampada UV deve catalizzare un minuto, cioè 120 secondi. Scusate, poi prendiamo lo sgrassatore con un pad, andiamo a levare la dispersione. Dov'era? Non lo trovo, eccolo. Ecco qua. Adesso, dopo aver fatto questo passaggio, andiamo a prendere il nostro colore. Io adesso qui non lo giro il colore perché già l'ho girato prima, perché ho preparato tutto prima già. Perché prima di usare il gel color bisogna sempre girarli, comunque dai una bella smossa, insomma. E io già l'ho fatto e quindi applico subito il colore. Allora, applichiamo prima una prima passata e lo fermo il colore lampada futura per 5 secondi, poi do una seconda passata e dopo vi faccio vedere, insomma, il procedimento. Intanto andiamo a dare una prima passata. Eccomi qua, allora adesso ho fermato il colore per 5 secondi lampada futura. Adesso vado a dare la seconda passata. E dopo andremo ad applicare praticamente il magnete. Ecco qua. Allora, adesso cosa facciamo? Ciao, aspettate, è partito il pennello, ecco. Prendiamo il magnete, ecco, ed ok. E poi cosa facciamo praticamente con la con il magnete? Praticamente ci passiamo sopra, cioè, ve lo faccio vedere per così su un'unghia, in questo modo qua.
Lo potete fare dritto, così la riga vi viene dritta, per orizzontale, viene per orizzontale, per obliquo, come vi pare. La faccio per obliquo perché mi piace di più. E adesso vado ad applicare il magnete sopra all'unghia. In questo modo. Ecco qua. E questo qui è l'effetto. Vedete? Adesso catalizzo il lampo da per 30 secondi e fine andiamo a mettere il lucido. Ecco. Eccomi qua ragazzi, questo qui è l'effetto, guardate se è bello, guardate come si muove la riga. Pare veramente l'occhio di gatto ed è bellissimo, mi piace veramente tanto. E questo qui è l'effetto che fa il cat eye, ed ho preso questo colore, poi dopo ci saranno altri colori, infatti ne volevo prendere un po' di più perché mi piace veramente da impazzire questo effetto, è troppo bello. Poi vi ripeto, la riga la potete fare per così... cioè come cacchio vi pare, insomma, potete fare più righe. A me perché piace più così, insomma, mi piace molto di più, proprio l'effetto naturale così. E questo era come applicare il gel color cat eye. Io spero, se il mio ragazzo ce la fa a mettermi a posto il cavalletto, se no spero di comprarlo oggi perché veramente non so come fare, anche perché vi devo fare il tutorial di come fare il baby boomer con quel pennello apposta per passare le unghie, in più anche un'altra nell'art su tip, e quindi speriamo di riuscire a prendere sto cavalletto, sistemare questo, proprio di comprarne uno nuovo, adesso vediamo. Io niente, vi saluto, vi mando un bacio, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, spero che vi sia stato utile per come applicare il gel color cat eye. E noi niente, ci vediamo presto al prossimo video, vi mando un bacio e alla prossima, ciao.